Prego. Buonasera a tutti e bentrovati. Una serie di incontri dedicati alla storia d'Europa possono facilmente trarre in inganno. Nel senso che voi potreste dire, beh, noi conosciamo con una certa dovizia di particolari la storia dell'Italia, la storia magari di altre nazioni, di altri paesi che appartengono all'Europa, dalla Francia, dalla Germania, eccetera. Quindi una storia dell'Europa non può che essere una versione un po' più generica di quello che invece sono le storie dettagliate dei vari paesi che la compongono. Bene, non è così. Perché? Perché proprio nel particolarismo degli studi storici che noi abbiamo, la storia dell'Italia, la storia della Germania, della Svizzera, della Francia, eccetera, a volte ci sfugge quella visione d'insieme che invece è assolutamente peculiare dell'argomento che noi faremo in questa serie di incontri. C'è poi da dire un'altra cosa che è estremamente importante, che al di là di quella che è una concezione espressamente geografica, laddove noi ovviamente quando pensiamo all'Europa pensiamo a quella porzione di tutto quanto l'aspetto massiccio continentale euroasiatico che costituisce l'estremo occidente della parte appunto euroasiatica. Per al di là, dicevo, di questa concezione geografica, noi purtroppo per gli aspetti, per le vicende accademiche, storiche, eccetera, studiamo tutta quanta la vicenda umana, la storia umana, con una concezione estremamente europocentrica, come se l'Europa fosse non solo il centro di tutta la storia e la vicenda umana, ma anche un po' il cuore, l'elemento fondante di quella che è appunto la storia umana. Vi faccio un esempio. Quando noi studiamo la storia dell'Europa, un po' collochiamo subito, per esempio, nell'Europa, concepiamo come elemento dell'Europa uno degli aspetti più importanti e una, potremmo dire, delle vicende, uno degli elementi più importanti della storia umana, che sono l'impero romano. L'impero romano è l'Europa, assolutamente. La maggior parte dell'impero romano capitava ben al di fuori dei confini europei e alcune parti che sono peculiarmente europee non hanno mai fatto parte dell'impero romano. Ecco, quindi che l'impero romano ha una dimensione mediterranea, ma non sicuramente europea. Peraltro era molto più profondamente romanizzata e più improntata al mondo romano in Nord Africa piuttosto che altre parti d'Europa. Cioè, un antico romano quando andava in Tunisia o andava in Egitto si sentiva a casa perché trovava in Tunisia o in Egitto la lingua, gli aspetti culturali, l'architettura, l'ambiente, persino il paesaggio che lo assimilavano all'Italia. Mentre bastava che si spostasse nel nord della Francia e il mondo era completamente diverso. Ma addirittura se si spostava nell'arco alpino il mondo era completamente diverso. Quindi la storia dell'impero romano non è una storia europea. Vogliamo fare un'altra componente? Il mondo cristiano. L'Europa è il cuore della cristianità. Il cristianesimo arriva a radicarsi stabilmente in Europa con dei secoli di ritardo rispetto ad altri territori. Il cristianesimo nasce in Asia e per i primi 300 anni rimane quasi limitato all'Asia. Alcune vicende importantissime che noi collochiamo all'origine del cristianesimo: l'evangelizzazione, le persecuzioni contro i cristiani, l'affermazione delle grandi diocesi, dei grandi vescovi, i padri della Chiesa, non riguardano l'Europa, riguardano l'Asia o addirittura il Nord Africa. Quindi ecco che alcune delle componenti culturali che noi collochiamo e colleghiamo fortemente all'Europa in realtà sono svincolate dal mondo, dalla storia, dalla cultura e dal popolo dell'Europa. Sono cose che saranno di là da venire, appunto. E quindi può non avere senso parlare di una idea, di una componente, di una realtà culturale europea per ciò che riguarda la fase antica. E noi vedremo nel corso di questi incontri
che quando è che allora possiamo dire si comincia a parlare di Europa? In realtà, curiosamente, nel tardo Medioevo c'è qualche anticipazione all'epoca di Carlo Magno, ma manca proprio il senso del concetto dell'Europa, non c'è. Addirittura, se noi andiamo a vedere, la parola Europa è una parola essenzialmente, diciamo, greca, no? Europa era una ninfa greca che viene sedotta da Zeus, e quindi la parola, specificamente, è una parola europea, è una parola greca. Eppure la cultura greca interessa solo parzialmente l'Europa, ed è, pensare, talmente labile ancora oggi questo concetto che a noi spesso ci sfugge. Per cui questo concetto di Europa, appena ci allontaniamo dal senso della geografia, già ad esempio certe cose non riusciamo a capire. Per esempio non capiamo perché all'Eurofestival c'è Israele, ad esempio. Perché Israele fa parte dell'Eurofestival? Perché ai campionati d'Europa ci sono paesi come la Turchia, che in gran parte si sviluppano in Asia? Quindi, come vedete, il concetto di Europa è un concetto che travalica l'aspetto geografico, e lo travalica dal punto che, scusate, noi possiamo veramente con certezza delimitare i confini dell'Europa? Cioè, certamente non abbiamo problemi sull'Occidente, cioè lo scemo avanti, sono buone tutte a dire che l'Europa finisce lì. Ma da quest'altra parte dove arriva l'Europa? Noi diciamo, la Turchia non è Europa, d'altro canto gli antichi li chiamavano Asia Minore, dire che Asia Minore è, cioè, un pezzo dell'Europa, ci sto. Però ad esempio è quelli che il Caucaso, dove peraltro ci sono tutta una serie di repubbliche strane sul Caucaso, alcune repubbliche, come per esempio l'Armenia, si sente Europa. L'Azerbaigian non è Europa. E c'è il famoso territorio del Nagorno-Karabakh, che è litigato, è conteso tra l'Armenia e l'Azerbaigian, e non si sa se è Europa oppure no. Quindi, come vedete, anche la concezione geografica è soggetta a slittamenti, laddove ovviamente siamo veramente in una parte terminale. Quindi potremmo dire, beh, quella parte lì è molto labile come confine, ma per esempio quando noi a scuola ci dicono che il fiume più lungo dell'Europa è il Volga, noi già diciamo, ma come il Volga è il fiume più lungo? Perché fatichiamo a collocare il Volga geograficamente parlando, è chiaro? Quindi vedete che anche l'aspetto geografico diventa difficile da definire. Eppure pensate, nell'antica Grecia, già diciamo all'epoca di Erodoto, ma ancora prima, poi ne parliamo, con Ecateo di Mileto, il primo greco che arriva a definire il mondo è Ecateo di Mileto. Ora Ecateo di Mileto era, come dice come stesso, di Mileto. Mileto è una città che si trova sulla costa della Ionia, cioè sulla costa della Turchia, costa occidentale, quindi è un asiatico. Ebbene, Ecateo di Mileto, che fa la prima visione generale del mondo, divide il mondo in due parti, una parte occupata dall'Asia e l'altra parte occupata dall'Europa. È curioso che Ecateo di Mileto, nell'Asia, ad esempio, ci contiene tutta l'Africa, cioè per lui l'Egitto fa parte dell'Asia. Addirittura, pensate, questa è una cosa che in parte noi l'abbiamo ereditato, perché se io vi dico ma vado in Oriente, voi collocate la parola Oriente tutta una serie di concezioni culturali, mentali, e ad esempio tutto quanto il mondo arabo per noi è Oriente. E curioso il fatto che su molte agenzie di viaggi, nei viaggi in Oriente è contenuto il Marocco. Quel Marocco è molto più occidente di noi, ma nella prospettiva mentale è Oriente, come Oriente l'Algeria, come Oriente la Tunisia, come Oriente l'Egitto, ma per Oriente si intende l'Asia. Quindi guardate com'è confuso anche l'aspetto geografico. È una confusione che, come ripeto, in parte abbiamo ereditato nel passato. Ma perché? Perché nel mondo antico i greci, i romani stessi, non avevano il senso geografico dell'Europa. È un'espressione geografica che aveva poco uso.
quando si pensava all'Europa si pensava appunto in realtà alla ninfa, questo famoso cratere di Europa, bellissimo vaso greco conservato adesso nel museo di Siracusa, dove vedete appunto, vedete la ninfa Europa, c'è anche scritto, vedete Europe, che appunto è al di sopra di Zeus trasformato in toro. Se voi andate a vedere la parola Europa, si deriva dal greco, vuol dire buona sponda. In realtà, secondo gli ultimi studi, addirittura sarebbe una parola di origine assira, neanche greca, che significa proprio occidente, così come la parola Asia è un'altra parola assira, asua, che vuol dire oriente. Quindi, come vedete, già a livello etimologico, l'Europa indica qualcosa d'occidente, qualcosa dove il sole arriva a tramontare. Ma per noi non è né un'accezione geografica, né un'accezione, diciamo, astronomica. Per noi l'Europa è qualcosa di ben preciso, ben definito. E solo nel Medioevo però si arrivano a chiarire un po' meglio queste idee, quando, come ripeto, comincia a nascere il senso dell'Europa e compaiono le cosiddette carte noachidiche. Cioè nel Medioevo si comincia a pensare che il mondo è diviso in una certa posizione con certi continenti, perché Dio, quando ha fatto venire il diluvio universale, ha voluto dividere i figli di Noè e quindi ha fatto in modo che i tre figli di Noè popolassero tre diverse parti del mondo. Se noi invece che tre figli ce ne avessimo di cinque, avremmo avuto in realtà ancora più continenti nella concezione medievale. E la carta si chiama noachidica, cioè deriva da Noè. Per cui vedete, l'Asia andava al figlio primogenito, Sem, perché tutte le porzioni dell'Asia erano semiti. Ovviamente all'epoca medievale non si muoveva il problema dei cinesi, degli indiani, eccetera, i semiti. In Africa invece c'erano i Camiti e in Europa i cosiddetti Iapeti. Questa è la concezione appunto noachidica del mondo. È chiaro? Le tre grandi stirpi che derivano da Noè. In realtà questa è una cosa di cui noi riparleremo quando andremo a parlare, ad occuparci appunto dell'aspetto di quando nasce il senso dell'Europa. Io però voglio iniziare l'incontro di questa sera con una, potremmo dire, una dichiarazione, o meglio una precisazione, ma poi anche con una correzione. In che senso? Nel senso che abbiamo iniziato dicendo che il senso dell'Europa non c'è. Non c'è presso gli antichi, non c'è come concetto, non c'è come unità. E quindi potremmo dire, beh, allora evidentemente il senso dell'Europa è una invenzione nostra moderna. Cioè siamo noi che abbiamo bisogno di riscoprire un senso di identità e che facciamo talmente tanta fatica a definirlo che c'è stata quella famosa polemica sulle possibili radici cristiane dell'Europa. Poi come altro ha detto, le radici classiche dell'Europa. E abbiamo bisogno di dare questa unità, un'unità che in realtà non c'è. E questa è la dichiarazione con cui teoricamente abbiamo iniziato. Ecco, sperduti ci fa la storia dell'Europa, ma ci ha già detto che non c'è un concetto di unità. E invece no, perché andando a studiare con più attenzione alcuni aspetti già nella preistoria, noi un qualcosa di unità la troviamo, ma non la troviamo nell'ambito geografico, perché anzi abbiamo detto che addirittura in ambito geografico noi fatichiamo a dire dove finisce e dove inizia l'Europa, ma la troviamo in ambito etnico. Quindi forse la carta noachidica, forse ha più veridicità di quello che possiamo pensare. Perché? Perché nell'immaginario comune una cosa accomuna tutte le varie parti dell'Europa e sono chi? Gli europei. Perché gli europei hanno delle specifiche connotazioni. Cioè la parola europei
nel mondo significa qualcosa di ben preciso. Significa un modo di pensare, un modo di essere, un modo di rapportarsi con il mondo. E quindi, forse, per arrivare a capire che cosa dobbiamo intendere per Europa, è importante che dobbiamo capire che cosa dobbiamo intendere per europei. Perché laddove non esiste una unità geografica, non esiste un limite geografico ben preciso, forse il limite può esserci come limite etnico, come limite etnoculturale. Però bisogna fare molta attenzione. Perché? Perché dovendo parlare di aspetti antropologici ed etnoculturali, ci stiamo avventurando su un territorio minato. Perché europei o europoide significa qualcosa di ben preciso. E negli ultimi, io direi, 300-400 anni, la parola europeo è diventata sinonimo di uomo bianco. Cioè, gli europei sono gli uomini bianchi. Allora, è possibile che, al di là di quali sono qualunque connotazioni di carattere razziale, noi dobbiamo cercare di capire da dove ha avuto origine questo carattere e quindi come nascono gli europei, chi sono gli europei? Perché non c'è dubbio che se andiamo a vedere gli australiani, tranne ovviamente gli aborigeni, gli altri sono europei. Se andiamo a vedere gli abitanti delle Americhe, tranne i nativi americani, sono europei. Se andiamo a vedere gli abitanti bianchi dell'Africa, sono europei. Quindi, almeno di una cosa siamo sicuri, evidentemente il carattere europeo corrisponde a quello che sono veramente l'uomo bianco. Ma da dove viene questo uomo bianco? Se a scuola ci hanno sempre detto che l'uomo nasce in Africa, com'è possibile? Da dove esce fuori questo uomo bianco? Bene, questo è un problema grande di carattere antropologico ed è un problema che per noi è importantissimo, perché ciò che ci caratterizza noi europei non è solo che abbiamo la pelle bianca, è un modo di vivere, un modo di concepire il mondo, un modo di diciamo, pensare, qualcosa che non è solo condizionato dal tipo di ambiente o di vita che facciamo, ma che fa parte del nostro modo di essere e di ragionare. E dobbiamo capire allora da dove esce fuori questo uomo europeo per capire le vicende legate appunto all'Europa. Ora, noi abbiamo sempre detto che appunto l'uomo nasce in Africa. Però se noi, curioso il fatto che si parla sempre male di alcuni caratteri, diciamo, antropologici, si combatte sempre il concetto delle razze, poi per alcuni casi siamo costretti a tirarle fuori. Se noi andiamo a vedere su molti documenti, laddove ci deve essere data la nostra indicazione, si dice caucasico. Caucasico vuol dire razza bianca. Quindi che vuol dire? Vuol dire per caso che mentre l'uomo sta nascendo in Africa, c'è un altro genere di uomo che sta nascendo nel Caucaso? Questo ancora non lo sappiamo. Quello che è certo è che a una teoria dell'ominazione, cioè dell'evoluzione dell'uomo basata sul concetto dell'albero, adesso se ne è sostituita uno che è basato sul concetto dell'ominazione a cespuglio. Cioè l'uomo è nato contemporaneamente in vari posti. E possibile che l'uomo sia nato anche nel Caucaso? Questo noi non lo sappiamo. Una cosa lo sappiamo, che abbiamo sempre pensato che un uomo fosse nato in Africa e che poi attraverso momenti diversi si sposta in altre parti del mondo. Nel 2000, anzi per la precisione veramente nell'autunno del 1999, è stata fatta una scoperta straordinaria in Georgia, quindi sul Caucaso. E questa scoperta ha portato al ritrovamento del cosiddetto Homo Georgicus, cioè sono stati trovati dei resti umani in Georgia, soprattutto quel cranio che vedete lì, in una grotta tra l'altro neanche troppo lontana dalla capitale georgiana, che ci ha portato al ritrovamento di un tipo umano, un ominide. Interessante perché un ominide
che si data a 1.800.000 anni fa. Cioè noi avevamo sempre pensato che gli uomini fossero arrivati in Europa solo quando erano già nella fase pre-sapiens, cioè l'Homo erectus. In realtà, almeno nel Caucaso, c'era già un essere di tipo umano 1.800.000 anni fa. Molto somigliante, con dei caratteri molto simili all'Homo habilis. Ora l'Homo habilis viene subito dopo gli australopiteci. Quindi che vuol dire? Che c'è stato un gruppo di ominidi che sta nel Caucaso almeno 1.000.000 di anni prima di quello che noi credevamo. Ora, da dove escono fuori però questo Homo Georgicus? Questo non lo sappiamo. Purtroppo è una scoperta recentissima, siamo appunto nel 1999, addirittura alcuni pezzi sono stati scoperti nel 2001, quindi siamo veramente agli albori. Quello che è certo è che questo Homo Georgicus nasce nel Caucaso. Ora, in questa ricostruzione che vedete qui, non si sapeva, sembra banale questo fatto, quando è stata fatta la ricostruzione qui a destra, c'è stato un problema enorme che non si è saputo come superare. Di che colore fargli la pelle? Perché voi capite, questo è un problema grande, perché significherebbe stabilire chi è venuto prima e chi dopo. E allora si è deciso di rinunciare a questo concetto della pelle. E immaginate, non vedete nessuna ricostruzione con il flash davanti, no, sempre un po' così in penombra, in modo che non si veda il colore della pelle. È chiaro? Ma è un problema di carattere etico importantissimo, perché l'Homo Georgicus è un uomo deissimo. Probabilmente deriva comunque da gruppi africani, cioè è proprio il genere Homo che è nato in Africa. Solo che un conto è dire va via dall'Africa quando già è un uomo, un conto è dire comincia a diffondersi dall'Africa quando ancora è a questo stadio. Era un essere piccolino, era alto appena 1,40 m, piccolino. Tra l'altro con un grande dimorfismo sessuale tra i maschi e le femmine. I maschi erano alti 1,40 m, le femmine erano appena 1 m. È chiaro? Quindi erano piccolini. Avevano ovviamente una vita che noi già definiamo da ominide, ma se veramente lo vediamo per strada, difficilmente l'avremmo differenziato da una scimmia. È chiaro? Dunque, non erano ancora totalmente bipedi, il che vuol dire che camminavano ancora poggiandosi sugli arti inferiori. Però erano in grado di tirarsi su e di rimanere su due arti un tempo abbastanza lungo, ma non per camminare. Come del resto gli australopiteci. È l'Homo erectus, che viene semplicemente 500.000 di anni dopo, che ormai vivrà totalmente su due gambe. Però quello che è certo, se noi, fermo restando che c'è quel famoso problema, se il Caucaso è Europa o no, questo potrebbe essere il primo ominide europeo. Il fatto che noi non sappiamo se è rimasto in Georgia o se ha preso l'aereo e è andato magari anche a Londra, questo lo sappiamo. Intanto è stato trovato in Georgia, però voi capite che il Caucaso è in realtà un'area, è già un continente, quindi è facile spostarsi. Potrebbe essere stato trovato ancora anche altrove, ma come io dico sempre, pensate, di tutti quanti gli esseri umani più antichi di 1.000.000 di anni fa, mettendo insieme tutte le ossa ritrovate in tutto il mondo, non arriviamo alla quantità di ossa umane che c'è in questo momento in questa sala. È chiaro? Cioè noi siamo costretti a ricostruire le vicende umane su pochi pezzettini, pochi frammenti. Quindi, diciamo, è stato sicuramente il primo europeo, ma noi discendiamo da lui? Boh, questo lo sappiamo. Di sicuro però, diciamo... Allora la teoria dell'Africa non è certa, però. Non è che non è certa. La provenienza dell'Homo Georgicus dell'Africa? In realtà no, non è certo nulla in questo momento, perché noi abbiamo una serie di... Cioè, qui l'argomento è un po' troppo pesante,
diciamo solo una cosa: quando andavo a scuola e ci parlavo delle origini dell'uomo, c'era l'albero, cioè nel senso che noi diciamo prima è venuto l'australopiteco, poi l'australopiteco si è evoluto ed è venuto l'homo habilis, poi l'homo habilis si è evoluto e ha dato origine all'homo erectus, poi l'homo erectus si è evoluto e ha dato origine all'homo di Neanderthal, che poi si è evoluto e ha dato origine all'homo sapiens. Adesso si sa che non è così, cioè se noi abbiamo un albero genealogico non è che uno è figlio dell'altro, ma sono tutti pezzetti di, cioè l'uomo di Neanderthal non è mio padre, l'uomo di Neanderthal potrebbe essere un mio cugino di terzo grado, l'uomo habilis non è mio bisnonno, ma è magari il bisnonno di un ramo, cioè non è una sequenza, è chiaro? Quindi noi, non essendoci un albero, fatichiamo a vedere se la radice è in Africa per tutti, è chiaro? Quello che è certo è che questo Homo Georgicus è seguito, diciamo, ha avuto una sua evoluzione, ma non sappiamo che fine fa. Intorno a circa 1 milione di anni fa arriva verso, diciamo, l'area del Caucaso, verso il Vicino Oriente e forse anche in alcune zone delle frange meridionali dell'Europa, forse tipo in Sicilia oppure in Puglia, anche perché considerate che all'epoca la conformazione non era come quella attuale, quindi c'erano dei ponti continentali, arriva anche l'Homo erectus, che è questo. Questo è di 800.000 anni, ripeto, 800.000 anni, più recente dell'Homo georgicus. È chiaro? Cioè 800.000 anni non è neanche il lasso di tempo che ci separa noi da lui. Questo comincia a diffondersi, lui viene sì dall'Africa, ma arriva in Europa? Non lo sappiamo, probabilmente no. È chiaro? Lui non arriva in Europa, lui arriva, diciamo, ai bordi dell'Europa. E da che cosa lo sappiamo? Lo sappiamo dal fatto che appunto alcuni resti suoi sono stati trovati sulle frange dell'Europa, al Caucaso o, diciamo, in alcune parti della Sicilia o nella Spagna meridionale, lui ci arriva. Però cos'è che ci fa capire che arriva verso l'Europa, le frange d'Europa? Il fatto che il tempo cambia, arriva la fase delle glaciazioni, quindi si creano grandi ponti continentali come questa parte che vedete qui, e in quel momento in Europa si diffonde normalmente lui. E lui, che è l'uomo di Neanderthal, è sicuramente figlio, discendente di quello di prima. È chiaro? Cioè, l'uomo di Neanderthal deriva sicuramente dall'Homo erectus. Quindi è molto probabile che già l'Homo erectus fosse arrivato nell'area dell'Europa. Tra l'altro c'è da dire una cosa. L'uomo di Neanderthal, questo, è una specie che si evolve specificatamente in Europa. Cioè l'uomo di Neanderthal, se io l'avessi messo in Africa, non sarebbe sopravvissuto. Quindi vuol dire che si è evoluto proprio in Europa e quindi che il suo papà, cioè l'Homo erectus, sta in Europa. È chiaro? Ora attenzione, l'Homo di Neanderthal per derivare dall'Homo erectus sono passati 500.000 di anni, però vuol dire che l'Homo erectus sta già in Europa e non c'è dubbio che l'Homo di Neanderthal fosse bianco. Era già bianco, perché l'analisi genetica dell'uomo di Neanderthal è stata possibile e ha rivelato in gran parte appunto il gene della pigmentazione, anzi della depigmentazione. Quindi l'uomo di Neanderthal era bianco. Pertanto è una specie umana specificatamente europea. E tra l'altro, guarda caso, è anche la specie di cui sono rimasti più resti in Europa. Resti da un anno sono stati trovati in Italia, in Germania, in Spagna, agli Urali, in Russia, in Ucraina, in Bielorussia. Al limite
quelli trovati più a sud sono stati trovati in Vicino Oriente, in Israele. Nessun resto di Homo Neanderthal è stato mai trovato in Africa, né nelle zone più a sud di Israele. Quindi è una specie umana specificatamente europea. Ora, l'Homo Neanderthal è una specie complessa, evoluta. Possibile che noi discendiamo dall'Homo Neanderthal? In realtà noi abbiamo sempre detto che l'Homo Neanderthal è un ramo secco, quindi noi teoricamente non possiamo essere discendenti dell'Homo Neanderthal. L'Homo Neanderthal si ferma, si arresta, non va oltre, ma è già una specie umana complessa e soprattutto è sempre fatta apposta per essere specializzato nell'ambiente europeo. Ora, oggi l'Europa è indicata un po' come uno dei luoghi storicamente più importanti, più floridi della società umana, ma se noi andiamo a ragionare in termini naturalistici, l'Europa è un paese, un posto infame, un posto dove ci sono delle differenze climatiche enormi, un posto dove non ci sono tanti animali da cacciare, non ci sono tanti vegetali, non c'è una ricchezza ambientale in Europa come quella che c'è in Africa o in Asia. Quindi la vita per un ominide in Europa era molto più difficile che in Africa o in Asia. Quindi una specie umana, che si è evoluta in Europa, si è evoluta con l'intento di vivere in un ambiente ostile. È chiaro? Dove l'alimentazione è più difficile, dove il clima è più rigido. Infatti l'Homo Neanderthal si è evoluto in grado di resistere al freddo. Tutte le specie umane prima di lui, parliamo di 3 milioni di anni di specie umane, in vita loro non sapevano neanche che era il freddo, perché erano tutte specie che si erano evolute in Africa. Quindi la neve, si può neanche cos'è. L'Homo Neanderthal deve vivere in mezzo alla neve. E questo, peraltro, è forse il frutto della sua depigmentazione. Perché? Perché se io metto uno di noi e un africano nero in mezzo alla neve, l'africano si ustiona. Io potrei non ustionare. Perché la pelle nera attira il calore del sole che rifrange sulla neve. E quindi io posso sopravvivere, l'africano ci ustiona, come io mi ustionerei in mezzo al deserto. E quindi l'uomo ha cominciato a depigmentarsi proprio per sopravvivere al biancore della neve. Quindi questo vuol dire che è una specie umana evoluta in ambienti freddi. Tanto più che lui si evolve nell'Europa che era tutta ghiaccio, perché era l'epoca del massimo glaciale. E l'Homo Neanderthal vive praticamente per 100.000 anni in Europa, è il padrone dell'Europa. E poiché l'ambiente in Europa era difficile, evolve una sua specializzazione a lavorare a certe cose. Per esempio, guardate, queste sono le più importanti stazioni neandertaliane. In realtà sono stati trovati molti più uomini neandertali di quelli che vedete qui. Ma questi sono i giacimenti più importanti. E vedete, sono quelle zone che teoricamente sono le più fredde dell'Europa. Tranne vedete qualcosa che c'è a Gibilterra e appunto in Vicino Oriente. Sì. Il resto di Neanderthal è tutto a nord. È nato a nord. Questi che stanno in Israele ci sono andati a finire. Chissà perché, chissà che muore. Sono andati a finire. Ma l'Homo Neanderthal nasce in Europa. E vi dicevo, specializza una sua lavorazione. Per cui, mentre se noi vediamo gli strumenti dell'uomo preistorico in Africa, di tutti quanti i suoi predecessori, sono tutti strumenti grandi. L'Homo Neanderthal no, specializza la sua lavorazione nei piccoli strumenti. Quando vedete delle lame di pietra, piccoline così, sono sempre neandertaliane. È costretto ad adattarsi. Intendiamoci, noi pensiamo che mentre c'è lui, togliamo giù la testa questo, noi pensiamo che mentre c'è lui,
non ci sia più, no? Lui c'è ancora. Cioè, non è che l'arrivo dei neandertaliani fa sparire tutti quelli prima. Quelli prima continuano ad esserci, tra cui l'Homo erectus in Africa continua ad esserci. È una specie che vive secondo le sue abitudini che andavano avanti da milioni di anni. È chiaro? Quindi, quello che sta in Europa si specializza per l'Europa. È chiaro? E andiamo a vedere. E noi vedete, quindi vedete, questi sono i cosiddetti giacimenti musteriani. Noi le cose lavorate, la Neanderthal le chiamo musteriane, perché i primi esemplari sono stati scoperti in Francia, in una località che si chiama Moustier-Saint-Méry, per cui gli strumenti della Neanderthal si chiamano musteriani. E guardate, sono stati trovati in tantissimi posti, persino in Mesopotamia, guardate, così. Però sempre localizzati in gran parte nell'area appunto europea. Come se appunto lui fosse una creatura europea, essenzialmente europea. A un certo punto cosa succede? Che mentre in Europa c'è l'Homo di Neanderthal, circa 50.000 anni fa arriva un'altra specie che è l'Homo sapiens. Questa diciamo, questa pianta rappresenta la diffusione dell'Homo sapiens, che compare 100.000, anzi 150.000 anni fa in Africa, arriva a un certo punto nel Vicino Oriente, in Asia centrale arriva 100.000 anni fa, 40.000 anni fa arriva in Europa. Arriva l'Homo sapiens e trova che in Europa c'è l'Homo Neanderthal. Ora, l'arrivo dell'Homo sapiens arriva, come mai arriva in Europa 40.000 anni fa? Perché 40.000 anni fa sta cambiando il clima, sta iniziando una fase calda. E gli uomini sapiens, che si erano sviluppati, evoluti in un clima caldo, se ne guardavano bene di venire in Europa dove c'era la neve, rimano lì. Ovviamente cosa succede? Che l'arrivo dell'Homo sapiens in Europa segna un cambiamento ambientale. Cambiamento ambientale che aveva, diciamo, ancora c'è qualche imbecille che dice che gli uomini neandertali sono stati ammazzati dall'Homo sapiens. Come se l'Homo sapiens sistematicamente fa una sorta di notte dei cristalli dei nazisti, vanno a inseguire l'Homo neandertale nelle grotte. Ma no, l'Homo neandertale che si era evoluto in un ambiente, che era un ambiente specificatamente freddo, e che mangiava animali che vivono al freddo, si nutriva di piante che crescevano in ambienti freddi, che aveva un metabolismo legato agli ambienti freddi. Nel momento che il clima cambia e cambia in modo sostanziale, non ha più di che sopravvivere, ma il suo stesso corpo non riesce ad adeguarsi. Ma non dovete immaginare che all'improvviso sparisce l'Homo Neanderthal. È molto probabile che gli uomini Neanderthal hanno impiegato magari 10.000 anni a scomparire, ma fatto sta che alla fine sono tra virgolette scomparsi, o se non sono scomparsi si sono, diciamo, fusi con l'Homo sapiens, perché si è scoperta una cosa curiosa che nessuno immaginava, che certe forme di ibridismo sessuale creavano una, diciamo, prole fertile. Cioè, se io incrocio un cavallo e una mula, ottengo, cioè un cavallo e un asino, ottengo ovviamente un animale, il mulo, che è un ibrido e non è fertile. Il mulo non si può riprodurre, perché sono due specie che si incrociano. Stessa cosa avveniva con gli uomini, ma si è scoperto una cosa strana. Se si accoppiava un uomo sapiens con una donna neandertaliana, la prole è fertile. Quindi che vuol dire? Che in realtà, a quanto pare, forse l'uomo di Neanderthal, più che essere estinto, si è mescolato col sapiens. Però attenzione, dove è avvenuto questa mescolanza genetica tra uomo di Neanderthal e sapiens? Solo in Europa. Perché l'uomo di Neanderthal stava solo in Europa. È chiaro? Laddove il sapiens si è incrociato in Asia con altre specie, non ha prodotto
una parola fertile. Quindi, possibile che la specie europea sia frutto di questa ibridazione tra appunto il Neanderthal e il Sapiens? Attualmente noi non siamo in grado di dirlo, ma gli studi stanno andando in tal senso. Sapete che il premio Nobel quest'anno è stato dato proprio a un genetista che sta lavorando sulle ibridazioni degli uomini primitivi. Quindi può darsi che nei prossimi anni questa cosa la sapremo. Non siamo in grado di dirlo. Quello che è certo è che solo in Europa è avuto questo. Allora, poiché ormai appare certo che l'Homo sapiens era forse di pelle nera, è possibile che l'eucodermia, cioè pelle bianca, sia una sorta di gene neandertaliano che è prevalso sul sopravvissuto. È possibile questo? Cioè che noi la razza bianca la dobbiamo a un'altra. Sicuramente una cosa ormai sappiamo che sicuramente è neandertaliano: i capelli rossi. Cioè, i capelli rossi sono un relitto neandertaliano. Solo in Neandertal hanno i capelli rossi, nessuna altra specie umana ce l'aveva. Quindi, chi ha i capelli rossi ha quel gene neandertaliano che sopravvive. Possibile che altre cose, tipo, non so, gli occhi chiari, o la pelle bianca, o i capelli biondi, siano anch'essi? Purtroppo questo non sappiamo dirlo ancora. Quello che è certo è che, guarda caso, esistono degli elementi specificatamente europoidi e l'Europa è l'unico punto dove c'è stata questa ibridazione, questa mescolanza tra l'Homo sapiens e il neandertaliano. Quindi noi potremmo forse essere il frutto di questa ibridazione, ma ancora non siamo in grado di dirlo, perché l'Homo sapiens arriva da noi così. Sapete perché certe cose non possiamo dirle? Perché il tema dell'evoluzione umana è un tema talmente complesso, con talmente tante variabili e talmente tanti rami secchi o relitti o incroci, che ci sono delle cose che non riusciamo a spiegare. Ad esempio, vi ho detto poc'anzi, siamo quasi sicuri che l'Homo sapiens avesse la pelle nera, perché veniva dall'Africa. Però un intero gruppo di studiosi, per esempio, sta portando avanti l'idea della cosiddetta Africa bianca, cioè che in origine esistesse intere parti dell'Africa dove gli uomini, già australopitecidi, avessero la pelle bianca. Voi capite che questo comporta una serie di problematiche etico-razziali, enormi e così via, quindi si cammina veramente con in punta di piedi. Perché ci sono delle cose che non si capiscono. Non si capisce, per esempio, come mai in Africa esistono tanti popoli che sono oggettivamente africani che hanno le palme, le mani e le piante dei piedi bianche, mentre esistono dei popoli oggettivamente africani che hanno sia le palme delle mani che le piante dei piedi nere. Quindi vuol dire che il colore bianco non è una caratteristica esclusivamente europea, ma c'era una specie umana che aveva la pelle bianca anche in Africa. Quindi queste sono le problematiche in cui non ci perdiamo in tutto questo. Ma andiamo avanti. Quello che è certo è che a un certo punto noi troviamo, in Europa, troviamo i Sapiens. E che siano o no frutto dell'incrocio neandertaliani, ancora non siamo in grado di dire, in Europa noi abbiamo una diffusione dei Sapiens. Ma attenzione, perché noi oggi pensiamo all'Europa come l'Olanda, il Belgio, la Francia, eccetera, ma l'Homo sapiens che arriva in Europa in quel momento è già come noi, non è né più stupido né più intelligente di noi, ha già il nostro modo di pensare, ma l'ambiente intorno a sé è molto diverso. Quindi questi uomini che vengono in Europa, dove abitano? Il 90% di tutto il territorio europeo era inadatto alla vita di qualunque specie umana. Perché dovete considerare che questi uomini, anche se sono come noi, hanno però alcune capacità culturali. Non sono gente che ancora coltiva la terra o che alleva gli animali. Ancora
e lo faranno per almeno 20.000 anni, gli uomini che arrivano vivono di caccia e di raccolta di quello che c'è da mangiare. Quanta parte del territorio europeo fornisce alimenti in tal senso? Se voi togliete tutte le catene montuose, tutte le paludi, tutte le zone inospitali, tutte le zone senza vegetazione, scusate, quanta parte, torno un attimino indietro, quanta parte di questo territorio che voi vedete qui, se voi togliete l'uomo che lo ha trasformato, quanta parte è fatta da una distesa di erba che non dà niente da mangiare? Io non so se qualcuno di voi è mai stato, io sono rimasto scioccato in occasione di un viaggio che ho fatto in Kazakistan, dove ho fatto 500 km in pullman e intorno a me c'era solamente erba alta. Non c'era niente, non c'era neanche un albero, 500 km di erba alta. E qui tutto il tesoro della Russia, dell'Ucraina, della Polonia, prima che l'uomo lo trasformasse, è erba alta. La pianura padana, prima che l'uomo lo lavorasse, era una palude. Qual è la percentuale d'Italia che era una palude? Quindi, nel momento che l'Europa viene popolata dall'Homo sapiens, dove abita l'Homo sapiens? E ci sorprendiamo nel renderci conto che più del 90% di tutto il territorio europeo era inabitabile. Se qualcuno di voi è mai stato in Scozia ci sono centinaia di chilometri di tundra dove non abita nessuno. E stessa cosa avrei potuto dire per tanti territori. O in Spagna, prima che venisse bonificato quel deserto, la meseta. Quindi non immaginiamoci l'Homo sapiens che arriva in Europa e che trova l'Europa che abbiamo noi oggi. È chiaro? Ecco quindi che il popolamento dell'Europa, la presenza umana in Europa, è concentrata in certi punti, in certe zone, dove c'era una condizione ambientale che favoriva l'insediamento umano. È chiaro? E quindi noi oggi tendiamo a ricostruire quello che è la presenza umana e ci rendiamo conto che alcune zone non rimasero popolate dall'uomo per ancora decine di migliaia di anni. Cioè i primi uomini hanno cominciato a stabilirsi in Polonia 10.000 anni dopo. È chiaro? O in alcune zone, per esempio, le isole britanniche sono rimaste abbandonate, non ci abita nessuno per migliaia di anni. Erano solo alcune le zone che erano popolate, è chiaro? E in quelle zone ovviamente si sono insediate queste comunità che noi possiamo già definire di europei, continuando a produrre oggetti secondo quello che era il sistema, diciamo, neandertaliano. Però evidentemente sapete che noi la differenza tra gli uomini primitivi in Africa, gli uomini primitivi in Europa, gli uomini primitivi in America la notiamo dal Neolitico, cioè da quando l'uomo comincia a coltivare. Perché? Perché quando l'uomo comincia a coltivare interagisce e utilizza l'ambiente intorno a sé. E quindi l'ambiente comincia a condizionare la sua vita e quindi cominciano a differenziarsi le varie civiltà. Ma durante l'epoca preistorica, quando tutti scavano per terra, raccoglievano e mangiavano, un uomo preistorico in Africa è come un uomo preistorico in Europa, come un uomo preistorico in qualunque altra parte del mondo. Però stranamente noi notiamo nel paleolitico, la fase mentica, europeo, qualcosa che nel polo di migliaia di posti non ci sta. Perché? Perché per esempio questi sono ad esempio delle postazioni paleolitiche importanti in Europa e guardate, si concentrano in certe parti. Certo, questo molto può dipendere dal fatto che in quelle parti hanno fatto studi e nelle altre parti no. Quindi ricordate sempre che la storia e l'archeologia non sono scienze esatte, cioè noi siamo legati a quello che abbiamo trovato.
Però per esempio una cosa si nota, che il paleolitico è in Africa, come in Europa, come in Asia centrale, come in Australia, una scheggia. Sapete che nel lavorare le selci, noi archeologi usiamo dei nomi che derivano dai luoghi dove sono stati fatti gli studi. Per esempio, c'è un modo di lavorare la pietra che si chiama tecnica levalloisiana. Ebbene, una scheggia levalloisiana trovata in Africa non è assolutamente distinguibile da una scheggia levalloisiana della stessa epoca trovata in Europa, o da una scheggia levalloisiana trovata in Australia. Tant'è vero che i nomi di queste culture preistoriche sono uguali in tutto il mondo. Cioè, se vado in un museo in Giappone preistorico, trovo la sezione delle schegge levalloisiane. Quindi vuol dire che a parità di cervello l'uomo si evolve allo stesso modo che tutto. Quindi vuol dire che un uomo preistorico del paleolitico in Europa è uguale a un uomo del paleolitico in altre parti del mondo. Però ci sono delle cose che invece troviamo in Europa. Ad esempio, le cosiddette veneri paleolitiche. In area europea di veneri paleolitiche sono state trovate in Europa circa 40, circa. In tutto il resto del mondo messo insieme ne sono state trovate 2. E guarda caso, non sono state trovate una in Australia e una, no, una in Vicino Oriente e una in Nord Africa. Come mai gli abitanti paleolitici dell'Europa hanno questa fissa per il femminino sacro, per la simbologia legata alla fertilità? Come mai nel paleolitico europeo sono famose le grotte di Vinte, Lescaut in Francia, Nio in Francia, Altamira in Spagna? In nessun'altra parte del mondo esistono grotte dipinte dall'uomo paleolitico. Cioè, vedete, a quanto pare il popolamento dell'Europa ha delle caratteristiche, forse dei condizionamenti ambientali, forse delle cose che sono tipiche dell'Europa. Cioè, nella testa di queste persone dell'Europa c'è qualcosa che li induce a fare queste cose qui. Intendiamoci, qui parliamo del paleolitico, cioè stiamo parlando di circa 30.000 anni fa, 35.000 anni fa. È impensabile che un pittore di Lescaut si parte e si fa i suoi 500 chilometri che lo separano da Altamira. È impensabile questo. Quindi che cosa vuol dire? Non è un'influenza culturale, è a parità di condizioni la mente umana elabora o evolve arrivando alle stesse soluzioni. Vi faccio un esempio: chi ha inventato la scrittura? La scrittura è stata inventata in 5 posti contemporaneamente: in Cina, in Mesopotamia, in Egitto, in India e poi presso gli Aztechi. Togliendo il caso degli Aztechi, cioè dell'America centrale, dove le più antiche forme di scrittura sono del 1100 d.C., negli altri 4 posti la scrittura è stata inventata indipendentemente nell'arco di circa 100 anni. Cioè non è che i Sumeri hanno inventato la scrittura perché hanno copiato gli egiziani, oppure i Sumeri e gli egiziani hanno copiato i cinesi, no. Contemporaneamente, nell'arco di 100 anni, in 4 parti diverse del mondo, che tra loro non sono in contatto, tutte le culture umane arrivano ad evolvere la scrittura. Dimostrazione che, a parità di condizioni culturali, il livello dell'uomo arriva a quel livello lì. E la stessa cosa è per questa evoluzione artistica. Quello che c'è da chiedersi è perché in India l'Homo sapiens indiano non ha fatto questo? Perché gli uomini sapiens in Cina non hanno fatto questo?
ci sono degli aspetti che a quanto pare sono peculiarmente europei. Il problema è che cos'è che induce gli uomini europei a fare questo e non induce a fare altrettanto gli uomini dell'Asia centrale o gli uomini dell'Estremo Oriente. Perché non fanno questo? Fanno altre cose, intendiamoci, quindi nessuno vuole dire che questo è più bello di quell'altro. Sono aspetti culturali peculiari. Quindi a quanto pare c'è già qualcosa che accomuna gli abitanti di Monte Pellegrino vicino Palermo, agli abitanti delle grotte di Nio in Provenza, agli abitanti delle grotte di Lescaut sui Pirenei, agli abitanti di Altamira nei Paesi Baschi. Cioè c'è già qualcosa per cui queste persone arrivano allo stesso livello. Purtroppo noi ci sfugge che cosa sia. Forse è legato a certe condizioni ambientali, è legato a certe situazioni paesaggistiche di sopravvivenza, per cui lo sono indotti a fare certe cose. Oggi per fortuna si sta lavorando molto, grazie a Dio abbiamo superato quel divieto allo studio dell'antropologia che è stato un triste retaggio della Seconda Guerra Mondiale. E le mostruosità fatte durante il nazismo hanno fatto mettere un veto da parte delle Nazioni Unite sullo studio dell'antropologia, perché non si è studiata antropologia praticamente per 60 anni. Superati questi 60 anni, questo veto è stato tolto e quindi finalmente si sta ristudiando l'antropologia, anche a livello genetico, quanto mi sta dicendo. Per cui che cosa succede? Che stiamo cominciando a capire tante cose che prima non capivamo. Per esempio, alcuni aspetti della linguistica, della fonetica, quanto l'ambiente viene condizionato, o meglio, quanto l'ambiente, scusate, condiziona l'evoluzione culturale dell'uomo, anche per dire una cosa banale, la voce, le lingue. Perché i dialetti del nord Italia, soprattutto delle Alpi, sono tutti così? Perché? Dove fa più freddo bisogna prendere meno aria, perché se no si ghiaccia la bocca. E allora i dialetti, per esempio, delle Alpi sono tutti quello che hanno costruito, tutti intendono a prendere poca aria. D'altro canto, i dialetti del sud Italia sono invece tutti quanti fatti da grandi vocalizzazioni. Perché se state in treno e sale un africano che parla al telefono lo sente tutto contro il vagone? Se invece sale in treno uno che è del nord Europa, invece no. Ma non è un discorso di... Non è che i finlandesi si dicano una volta per tutto. Non è vero che i finlandesi o i danesi sono più educati di noi. È chiaro? Anzi, sono terribili per certe cose. Hanno un condizionamento culturale, ambientale, che li ha portati a fare così. È chiaro? Cioè, sono popoli che si sono adattati all'ambiente in forma diversa. E quindi, gente che parla poco, perché alle sue latitudini parlare può diventare lesivo per la gola e per le corde vocali. E quindi si parla poco. D'altro canto, invece, nei mesi caldi bisogna prendere tanta aria. Pensate all'arabo pieno di aspirazioni. Si deve aspirare per prendere aria. E quindi, come questa cosa ha condizionato il modo di parlare, ha condizionato il modo di vivere. Dei popoli che in vita loro non vedono mai il cielo stellato perché è sempre nuvoloso, hanno un concetto del cielo diverso da popoli che invece vivono in zone dove le nuvole ci stanno mai. L'ambiente cambia il modo di essere degli esseri umani. Tuttavia noi fatichiamo a seguire la storia degli uomini europei così antichi, perché abbiamo pochi resti. Quando è che finalmente possiamo cominciare a distinguere una cultura europea? Dal Neolitico. Ma il Neolitico non l'abbiamo inventato noi. Perché? Perché come ci insegnano a scuola, il Neolitico, la rivoluzione neolitica, cioè quando l'uomo scopre l'agricoltura. E l'agricoltura la scopri se hai i famosi fiumi, no? La civiltà dei fiumi, il Nilo, il Tigre Eufrate, l'Indo, il Gange, che hanno un regime regolare che ti porta ad irrigare i campi. In Europa questa cosa non ce l'avevamo. Per cui, mentre nel
in Mesopotamia, in Egitto, la rivoluzione neolitica, cioè nel 8000 avanti Cristo, da noi arriva qualcosina nel settimo millennio avanti Cristo, ma arriva come influenza dall'Oriente. Sono le popolazioni dell'Anatolia qui che portano il neolitico in Europa, insegnano ai popoli europei a coltivare i campi. Il problema è che noi in Europa non abbiamo campi da coltivare, perché non abbiamo zone, non abbiamo un Tigre, l'Eufrate, non abbiamo un Nilo. I nostri fiumi erano fiumi o che non allagavano mai niente, erano sempre uguali, oppure erano fiumi che sono niente e a un certo punto fanno macello. Quindi, cioè, i nostri fiumi sono così. Pertanto, non può valere da noi quel sistema. Per cui il neolitico in Europa si diffonde in modo diverso, è un neolitico di ricasco. Cioè, arriva una civiltà neolitica, ma non arriva il sistema tipico. Tanto è vero che noi non abbiamo neanche le granaglie adatte. Vi rendete conto che tutti i cereali che sono, che oggi lo conosciamo, arrivano solo nel VII secolo avanti Cristo in Europa, cioè l'altro ieri rispetto a queste date. E quindi abbiamo dell'arrivo di queste realtà politiche che, cioè neolitiche, che vedete qua, si diffonde in questo modo. E abbiamo però delle civiltà neolitiche dell'Europa, ma da che cosa riconosciamo? Dai cocci. Non sono civiltà neolitiche come può essere la Mesopotamia, l'Egitto, non abbiamo quelle cose lì noi. Abbiamo però delle culture riconoscibili dalle ceramiche, perché la ceramica, guardando, copiando gli orientali, ha cominciato a usarla. E allora dividiamo, no? Queste macchie che vedete qui sono le diverse civiltà neolitiche. Il neolitico, quando siamo intorno tra il 7000 e il 6000 a.C., noi in Europa abbiamo appunto queste realtà neolitiche che vedete qui. C'è però una differenza enorme, che se noi vediamo il neolitico che so io in Mesopotamia, troviamo che già in epoca neolitica, nella valle dell'Eufrate, abbiamo quasi le città, dei villaggi complessi. Qui in Europa abbiamo che in tutta quanta la Francia abitano magari 30 persone, o in tutta la Spagna abitano 200 persone, perché sono pochissime le zone che possono essere abitate. Quindi non è paragonabile il popolamento che c'è nel neolitico orientale rispetto al nostro neolitico in Europa, perché gran parte dell'Europa è ancora inabitabile. Che coltiviamo noi in Europa, nelle isole britanniche? Non ci cresce niente. Che cosa possiamo coltivare in Europa, nella penisola iberica? Non cresceva nulla. C'è solo un posto in cui, incredibilmente, la stessa cosa che sta verificando nel neolitico succede però lì, che scusate, in Oriente, succede lì. Queste sono appunto alcune di queste culture neolitiche dell'Europa, la cultura della ceramica lineare diffusa dalla Bielorussia fino alla Germania, la cultura della ceramica a pettine che interessa tutto il nord Europa, la cultura della ceramica cardiale, tipica dell'area mediterranea, e la cultura caranovo dell'area dei Balcani. Ma se noi andiamo a vedere i villaggi di questa gente, erano uguali. Un villaggio dell'area balcanica era uguale a un villaggio dell'Italia, che era uguale a un villaggio del nord Europa. Più o meno vivono tutti allo stesso modo. C'è un posto però dove, per una strana condizione geografica, ma vedete le asce, sono tipiche delle neolitiche in tutta l'Europa, asce lisce, lineari. Dicevo, si sta verificando una cosa interessante. Questa zona è il cosiddetto basso piano sarmatico, la zona dell'Ucraina. Questa è una carta che vedete evidenziata, l'attuale Ucraina. Perché? Perché lì ci sono dei fiumi, c'è il Don, cioè sarà una regione per cui questi si stanno ammazzando. Per una zona così. C'è il Don, che è lì, poi c'è il Dnieper, che è quel fiume che passa per Kiev, Dnieper, e poi c'è il Danubio, che sta là. Ebbene,
questi tre fiumi, Don, Dnieper e Danubio, in realtà c'è un altro fiume in mezzo, creano delle condizioni ambientali, attenzione, non climatiche, perché il clima è ben diverso, ma condizioni geografiche e ambientali analoghe a quelle che ci sono in molte zone della Mesopotamia e che ci sono in realtà in altre zone, per esempio in Cina, la famosa valle del fiume giallo e del fiume azzurro, o in India, tra il Gange e l'Indo. In quella zona dell'Ucraina, anzi oggi dell'Ucraina, si vivono certi ambienti particolari e quindi lì si sviluppa una cultura importantissima, la cultura che noi definiamo appunto Cucuteni Tripiglia. Cucuteni Tripiglia. Gli archeologi hanno fantasia zero, chiamano le località o le culture in base ai luoghi dove sono stati fatti gli scavi. Cucuteni è una civiltà, è una città, scusate, rumena. Tripiglia sarebbe l'antica Tripolis, è una città dell'Ucraina. Quindi Cucuteni è la parte più occidentale, dove sono stati questi ritrovamenti, Tripiglia la parte più orientale. La cultura Cucuteni-Tripiglia comprendeva tutto quello spazio che vedete. È la più importante e la più antica civiltà neolitica del continente europeo. Non è famosa in tutto il mondo solo perché è in Ucraina, ne siamo stati totalmente ignorati fino a 30 anni fa. Gli ucraini non hanno avuto grande interesse a pubblicizzare questa cultura e quindi non sapevamo niente. Negli ultimi 10 anni archeologi di diverse parti d'Europa sono andati a fare scavi lì in Ucraina e abbiamo scoperto cose incredibili che nessuno di noi poteva immaginare, proprio della cultura Cucuteni Tripiglia. Cose assolutamente spaventose. Siamo nel 7° millennio avanti Cristo, contemporaneo a quello che era l'Oriente, Gerico, per esempio Gerico, a quelli che erano insediamenti importantissimi, come per esempio Abidos in Egitto, 3000 anni prima che nascesse la civiltà dei faraoni. Cioè, confrontando il neolitico di lì con il neolitico dell'Africa o col neolitico dell'Asia, le scoperte sono state incredibili. Pensate che noi, quando parlavamo della città neolitica per eccellenza, mi ricordo ancora quando ho fatto uno dei primi esami di archeologia, si parlava di quella che era la città più antica del mondo, appunto si chiamava Gerico. Gerico, nominata nella Bibbia, le famose mura di Gerico, indica la città enorme. Gerico nel 7° millennio a.C. aveva una popolazione che si aggirava intorno alle 6.000 persone. 6.000 persone nel 7° millennio, un'enormità. Poi, dopo che mi sono laureato, sono stati pubblicati i risultati degli scavi di Çatalhöyük, in Turchia, Çatalhöyük. Ed ecco allora che la città più antica e grande del mondo è diventata appunto Çatalhöyük. Questa città che, anche lei nel 7° millennio a.C., si avvicinava a una popolazione di 7.000 persone. 7.500 persone. Gli scavi di Cucuteni Tripiglia hanno sconvolto il mondo. Perché? In un paesaggio che è questo, cioè teoricamente è bellissimo per farci una passeggiata con la fidanzata, per stare sdraiati e baciarsi, ma non c'è niente. Non c'è niente. È chiaro, bellissimo, questa è parte dell'Ucraina centrale, non c'è niente. In un paesaggio così sono stati fatti scavi che hanno portato a città che arrivano a 20.000 abitanti, cioè tenendo conto di quelle che erano le condizioni ambientali e tenendo conto di quelle che erano le condizioni sociali e culturali di quell'epoca, sarebbe come se oggi esistesse una città con 40 milioni di abitanti. Questa cosa ha sconvolto tutti.
Noi pensavamo che l'Europa fosse sempre stata a margine rispetto allo sviluppo della civiltà. Abbiamo sempre studiato che la civiltà nasceva in Mesopotamia, nasceva in Egitto. Qui esce fuori che 5.000 anni prima della costruzione della più antica piramide d'Egitto, nel territorio europeo, c'era un insediamento di 15.000, 16.000, 20.000 persone. Inimmaginabile. Una cosa che teoricamente, alla luce del nostro modo di giudicare la storia di quella storia, non dovrebbe esistere. Cioè, un po' solo così, non dovrebbe esistere. Perché? Teoricamente, la prima che direte, ma che mangia questa gente? 20.000 persone, cosa mangiano? Come organizzata la società? Sono popoli che ancora, teoricamente, neanche conoscono le forme di agricoltura che stanno più evolute. Ancora non conoscono certe forme di allevamento, di zootecnia, eppure vivono qui. Non solo, gli scavi fatti in questi insediamenti hanno portato a delle scoperte straordinarie. Adesso vi faccio vedere dei modellini, cioè le loro case, vedete? Questo anzi è il sito di Taliachi, questo è solo di 4.000 anni fa, cioè 4.000 anni prima di Cristo, cioè 6.000 anni fa. Siamo comunque 1.500 anni prima della costruzione delle piramidi di Egitto. Siamo 1.500 anni prima dei Sumeri, ma si ripete così grande. E questa gente viveva in capanne così, fatte in questo modo, ma non erano una sorta di club mediterraneo con due o tre capanne così, cioè di capanne di questo tipo, una accanto all'altra, ce n'erano tipo 7.000 su uno spazio grande quanto Senigallia, immaginate, in epoca neolitica. E siamo sicurissimi che hanno fatto così queste case, perché? Perché dove, facendo gli scavi, sono stati trovati i ruderi di queste capanne e nei ruderi sono stati trovati questi, i modellini in terracotta che loro stessi facevano delle loro case. Questi sono modellini, ne sono una specie di palafitte, ma guardate il tetto, guardate le decorazioni, addirittura c'è uno yin e uno yang. Noi abbiamo già pensato che questo disegno qua fosse cinese, no? Cioè qui, nel 5000 avanti Cristo in Europa, esistevano case di questo tipo, guardate. Sopraelevate, perché lì siamo in una zona di fiumi, voi mi insegnate che i fiumi allagano, e quindi vedete le case erano sopraelevate, e dentro vivono gruppi familiari. I più antichi modellini di case, noi pensavamo di andare a studiare i Sumeri, ma quali Sumeri? Gli egiziani, li abbiamo in ambito europeo. Sono fatti di terracotta, sì. Le case sono fatte da una struttura, perché hanno tolto le basi delle case, fatta una struttura vegetale e poi ovviamente col fango. Certo. Il problema è che nell'Ucraina centrale non fa certo il clima che fa in Mesopotamia, qui in Egitto. E tra l'altro sono dato una cosa, queste città hanno cicli, cioè di insediamenti come questi, scusate, ne hanno trovati, adesso ne sono stati individuati in quel grande territorio che vi ho detto, circa una ventina sono stati individuati, una ventina. Tutti grandi così, e ognuno di questi insediamenti aveva una fase di vita di massimo 80 anni, tra 60 e 80 anni, cioè c'erano 15.000 persone che facevano una città di questo tipo. Dopo 80 anni, che per l'epoca erano più o meno 5 generazioni, smobilitavano tutto, della città non rimaneva niente, tranne l'impronta, si spostavano di 100-200 km e ricominciavano da capo per altri 60-80 anni, poi rismontavano tutto. Quindi vuol dire che evidentemente quello era il lasso di tempo in cui loro riuscivano a far fronte a tutte le risorse ambientali che c'erano intorno. Cioè, dopo 80 anni tutti gli animali erano ammazzati, tutte le piante, cioè, perché sono 15.000 persone, sono tante. Quindi considerate che si spostano così, però solo ogni 60-80 anni. E appunto usavano case di questo tipo, che evidentemente potevano essere smontate o smantellate, portate via, così. È lecito pensare, appunto, ai disegni che vedete sopra,
fossero i simboli dei vari gruppi familiari, forse era questo. Ma voi capite, è un affaccio sulla primissima popolazione dell'Europa che non avremmo mai immaginato. Gli europei preistorici rivelano una grande civiltà. Addirittura, guardate, questo uno dei modelli fa vedere l'interno addirittura di questa casa. Questo è l'interno di una capanna, se lo vedete su questa specie di malafitte, con tutti i vasi allineati, addirittura c'è un forno, una fornace in mezzo. Questo è un modellino del 4500 a.C., cioè siamo prima di qualunque civiltà noi studiamo in Oriente. Voi capite che questo è importante, perché noi fino adesso abbiamo pensato che le prime civiltà del mondo fossero gli egiziani, i sumeri. Ma perché? Perché gli scavi li facciamo lì. Gli archeologi inglesi, i tedeschi andavano a scavare lì, perché qui non riuscivano a scavare, lì trovano tutto quello e dicono, la civiltà è nata lì. No, la civiltà è nata in tanti posti contemporaneamente. E in Europa non è dove erano le condizioni. Certamente queste situazioni qui non c'erano in pianura padana, perché non ci sono le condizioni ambientali, ma lì nell'area appunto del basso piano sarmatico tra Russia e Ucraina c'erano queste civiltà così importanti e si stanno scoprendo adesso. Pensate, per la prima volta sei anni fa nell'Università di Roma, per la prima volta sei anni fa, è stata istituita la cattedra di preistoria europea. Prima neanche si studiava, perché si credeva, no, niente di che. Le grotte paleolitiche, eccetera, venivano studiate nella facoltà di antropologia, non nella facoltà di archeologia. Perché tutta questa cosa qui non si conosceva. Adesso si scopre che c'è tutto un mondo da andare a scoprire. E ovviamente queste civiltà, appunto Cucuteni Trivillia, ricordatela, facevano anche dei vasi. Guardate, vasi di questo tipo. Noi fino adesso pensiamo alle civilizzazioni cretesi. Se andate a Atene o a Iraclio, trovate vasi come questi, i famosi vasi naturalistici, la famosa ceramica Camares. No, eccola. Con le differenze che questa è di 3.000 anni più antica di quelle di Creta. 3.000 anni più antica. Pensate quanto sono grandi questi vasi? Da terra, da qui, sono così alti. Molto grandi. E sono fatti senza, diciamo, col tornio lento, cioè non col torno che gira, ma girando e adattando. Quindi siamo proprio in un altro pianeta. Questa civiltà straordinaria, appunto Cucuteni Trivillia, la più antica civiltà europea. Intendiamoci, questa stessa situazione ci insegna che magari tra 10 anni si scoprirà che sul tavoliere delle Puglie c'è la civiltà più antica. Dico così, cioè è in continua evoluzione la nostra conoscenza. Attualmente, alla luce delle nostre attuali conoscenze, la civiltà europea è nata tra la Russia e l'Ucraina. Perché lì c'era una quantità di persone tali da giustificare questa realtà. Non sappiamo come erano organizzate queste civiltà, però c'è una cosa interessante. Le uniche figurine umane trovate sono femminili. Non è stata trovata nessuna figura umana maschile. Queste tre statuette vengono rispettivamente una dall'Ucraina, una dalla Romania e una in realtà viene dalla Bulgaria. Sono molto distanti dentro uno. Poi guardate, tutte rappresentano più o meno delle statuette più o meno analoghe. Questo fa pensare che fosse una società, non dico matriarcale, ma almeno matrilineare. Cioè dove in realtà il controllo della famiglia e della società era nelle mani delle donne, poi magari il re poteva pure essere un maschio, è chiaro? Ma la società era matrilineare, un po' come dire, l'esempio che faccio come al solito, il re di Itaca è un maschio, Ulisse, ma per essere re tocca sposarsi Penelope, è chiaro? Per cui Ulisse non c'è, arriva uno dei proci, si sposa con lui e diventa lui il re. Il re è maschio, però la trasmissione è femminile. Chiaro? Questo vuol dire matrilinealismo, non vuol dire matriarcato. Il matriarcato è una cosa diversa. Il matriarcato non è possibile, il matriarcato è possibile alle Hawaii,
dove c'era una comunità, dove c'era una regina femmina e il potere alle donne. In società di questo tipo, che devono vivere di caccia, di raccolta, di allevamento, il maschio che va fuori con gli animali rimane comunque un presupposto di potere. È chiaro? Quindi è molto probabile che la gestione fosse maschile. Ma è vero pure che questi maschi che vanno continuamente fuori muoiono con le mosche, e quindi a rimanere, a costituire il popolamento sono le donne, e quindi la gestione della comunità è comunque femminile. È chiaro? Però anche qui è una deduzione che possiamo intuire dai materiali trovati, non è che abbiamo tantissime cose in più su cui ragionare. Ecco. La famosa appunto cultura Cumateni Trepiglia. A un certo punto a questa cultura qui se ne combina un'altra vicino. La cultura viene definita Strebnistog, anche qui Strebnistog, nome delle località trovate. Strebnistog capita in zone, diciamo anche lì, il Donbass, incredibile come delle località che fino all'anno scorso nessuno sapeva dove stavano, adesso tutti siamo esperti della geografia ucraina. La zona di Strebnistog, cioè verso il fiume Don, si sviluppa un'altra civiltà, siamo sempre nel Neolitico, C'è però una differenza fondamentale, mentre la comunità di Trepiglia abbiamo dei popoli che costruiscono delle città, sono città che campano 80 anni, ma sono città, poi si spostano, ma per 80 anni rimangono lì, quelli di Strebnistog no, sono nomadi, sempre nomadi, e sono i nemici giurati dei Cucuteni Trepiglia, perché ovviamente ogni volta che il Don esce fuori e allaga tutto, quelli di Strebnistog migrano verso ovest e invadono l'altro territorio. Qualcuno pensa addirittura che l'abbandono delle città ogni 80 anni deriva dal fatto che ci sono cicli di alluvioni, arrivano che invadono questi altri e quelli scappano via. Però, come ripeto, sono pochi anni che stiamo studiando queste civiltà. Fatto sta che a un certo punto, ora noi purtroppo abbiamo trovato i corpi sia di Cucuteni Trepiglia sia degli Strebnistog, abbiamo trovato i corpi e studiandoli geneticamente sono uguali, sono la stessa gente, quindi sono differenti connotazioni culturali ma geneticamente sono gli stessi. A un certo punto, quando siamo intorno al terzo millennio avanti Cristo, lì siamo sempre nel Neolitico. Il Neolitico è molto lungo, perché quello è una zona di pianure, lì non ci sono i metalli, non arriva l'età del rame, è chiaro? Siamo sempre nel Neolitico. Questi popoli, Cucuteni Trepiglia e Strebnistog, forse a forza di farci la guerra, diventano un'unica cultura. Un'unica cultura molto grande che interessa tutto quanto. Il territorio è così, non c'è niente. Così. Per centinaia di chilometri così. Il basso piano sarmatico. D'accordo? Queste mura appunto si uniscono e danno origine. Cominciano a produrre ceramiche, sono sempre le stesse così. Si uniscono e diventano un'unica popolazione, un'unica etnia che viene chiamata etnia Yamnaya. Yamnaya. Ricordate sempre questa cosa: i nomi dei popoli sono nomi fittizi che danno gli studiosi, danno gli archeologi. Quando è che gli antichi romani diventano italiani? Cioè, le denominazioni dei popoli vengono date poi a posteriori dalla storia. Noi quello che vediamo è che queste due realtà, civiltà diverse, una stanziale e una seminomade, fatta dalla stessa gente, che vivono secondo situazioni analoghe, con lo stesso livello culturale, a un certo punto si fondono e si cominciano a chiamare Yamnaya. Yamnaya è una parola in lingua ucraina che significa popolo delle fosse. Perché? Sia che fossero Strebnistog, se che fossero Cucuteni Trepiglia, i morti possono seppellire uguali, cioè una buca con il morto dentro. E quindi Yamnaya vuol dire quelli delle fosse.
su questa originaria divisione tra gli uni e gli altri si perde. Intanto cosa succede? Sempre da lì arriva una influenza culturale diversa e cominciano a diffondersi delle usanze legate, devo dire, all'età, diciamo, alcune tendenze a costruire, a fare cose megalitiche. I più antichi dolmen, i più antichi menhir, sono stati trovati lì, in Ucraina, nel territorio appunto della cultura ebraica. Se un giorno le situazioni erano diverse e farete un viaggio in Ucraina, c'è il museo archeologico di Kiev che nel giardino ha tutta una serie di menhir che sembrano quelli che sono in Francia, in Spagna, solo che sono molto più antichi, perché appunto erano dei segnali funerari che hanno trovato e rimontato lì nel giardino del museo. In questi, a un certo punto ritroviamo che in Europa compare il megalitismo. Da dove arriva in Europa il megalitismo? Ora, se noi andiamo a vedere chi è che porta i megaliti, queste pietre, queste Carnac in Francia, il megalitismo esiste soprattutto in Europa e ce l'abbiamo dalla Puglia alla Normandia, dalla Spagna alle isole Orcadi. Solo in Europa c'è questa abbondanza di megalitismo. Come se nasce essenzialmente in Europa, ma chi lo porta questo megalitismo? Finora abbiamo visto che c'è questa civiltà lì, nell'area ucraina, e lì la cultura più grande. Chi porta questo megalitismo non lo sappiamo. Troviamo che in Ucraina ci sono i megaliti, però non sappiamo se sono questi popoli che li diffondono. Quello che è certo è che all'improvviso, intorno al 3000 circa a.C., mentre noi civiltà non lo conosciamo, è quella lì appunto, l'Europa si riempie di strutture megalitiche. In tutta l'Europa stanno strutture che hanno carattere religioso, carattere sepolcrale. Qui siamo in Corsica, ad esempio, una sequenza di menhir in Corsica che è stato scavato e dei caduti, come se c'è un rapporto particolare, diverso con il cielo. Adesso si sa che gran parte di questi megaliti sono dei calendari, sono degli orologi, cioè sono cose che hanno a che fare con il cielo. E questi popoli hanno questo legame. Si è notato una cosa curiosa, e tutti i popoli antichi hanno un rapporto diverso con il cielo, perché da noi adesso non c'era la televisione, ma si sono intere notti così con il cielo. Però i popoli stanziali hanno un concetto, un legame con il cielo. I popoli nomadi ne hanno un altro, è chiaro? Perché il nomade è affascinato dal fatto che anche se percorre 300 km il cielo sopra di sé lo stesso. Invece il popolo stanziale, che coltiva la terra, è più legato all'aspetto meteorologico del cielo, perché influenza ovviamente la coltivazione, è chiaro? Quindi sono situazioni diverse, in contesti diversi. E noi abbiamo che questi popoli, che di fatto non sono agricoltori, non c'è agricoltura nell'Europa centrale. Intanto noi siamo nel 3000 a.C., la Mesopotamia è tutta coltivata, l'Egitto è tutto coltivato. Nell'Europa centrale no, non c'è niente di tutto questo. Ma questi popoli riempiono l'Europa di megaliti, ovunque. Guardate, megaliti che esaltano sempre una componente femminile. C'è questo abbinamento. Culto femminile, megalitismo, carattere seminomade, popoli che vivono in Europa. Ecco, sono delle caratteristiche che noi, sapete cosa che non ci sconvolge? Che qui noi andiamo in Spagna e vediamo certe cose. Andiamo nelle isole Orcadi, vediamo le stesse cose, ma di sicuro non sono stati gli spagnoli insegnati. Andiamo in Polonia, vediamo le stesse cose, andiamo in Sardegna uguale, in Corsica uguale, come se ci fosse una grande facies culturale europea che senza che la cosa sia trasmessa si diffonde in tutto quanto il continente. Questa è l'isola di Malta, sono i templi megalitici di Malta. E questa a un certo punto è la circolazione di queste culture. Noi abbiamo cercato di immaginare, per esempio, l'uso del rame, quell'arrivo del rame, come si è diffuso, sicuramente arriva dall'Oriente. L'Europa in questa fase non inventa niente, perché l'Europa non ha niente, non ha metalli,
non ha certi tipi di vegetali, non ha certi tipi di animali. Voi rendete conto che tanti animali che fanno parte della nostra mentalità non esistevano in Europa. Il cavallo non c'era, la pecora non c'era, la mucca non c'era. Gli unici animali che c'erano erano i maiali e alcuni tipi di capre. Basta, tutti gli altri animali non c'erano. Neanche gli animali da cortile c'erano. La gallina, che è la gallina, era dall'India. L'unico pollame che c'erano in Europa erano le pernici, il gallo cedrone, questo è vero. Tutti gli altri animali non esistevano. Tutto viene con degli spostamenti di popoli che portano. Idem le piante, il grano non c'era, la vite non c'era, gli unici frutti che c'erano, neanche la mela che era in Europa. C'erano il sorbo, alcune, le melecotogne, questi si chiamano in Europa. Tutto il resto verrà portato dagli altri popoli. E le culture cominciano a muoversi, questi popoli di invasori si diffondono. Tutti vengono da lì, dalla zona del basso piano sarmatico, tutti vengono dalla zona dell'Ucraina e da Russia e arrivano, cominciano a spostarsi e portano, sappiamo che fanno questo perché abbiamo trovato degli oggetti, per esempio il cosiddetto vaso campaniforme, che sono dei tipi di vasi che si diffondono in tutta l'Europa e che sono, portacolo qui, sono portati da quelle persone lì. Questi sono vasi così grandi che noi, di cui seguiamo lo spostamento. C'è una civiltà nell'età del rame dell'Europa che noi chiamiamo civiltà del vaso campaniforme, perché non si sa come mai nel raggio di 300 anni tutta l'Europa si è divisa in questi vasi. Li troviamo ovunque. I più antichi dove che stavano? Tra la Bielorussia e l'Ucraina, lì. Quindi vuol dire che quella gente che stava lì comincia a diffondersi e porta il vaso campaniforme in tutta l'Europa e insieme a questo porta l'età del rame. Ma sono seminomadi, sono invasori, anche loro. E porta il megalitismo. Questa è tutta la diffusione del megalitismo in Europa. Siamo pieni. In Africa c'è pochissimo, in Asia c'è pochissimo. L'Europa ha delle peculiarità culturali sue, il megalitismo. Ma tutta questa civiltà da dove nasce? Dallo stesso posto, il basso piano sabbatico, dall'area tra la Russia, la Bielorussia e l'Ucraina. Perché quello è l'unico posto in cui si creano certe condizioni. E intanto, mentre questo si sta diffondendo, che cosa succede allora lì? Torniamo, ritroviamo appunto Cucuteni di Miglia e Strepistog, che ormai sono un'unica cultura di Yamnaya. Ricordatevi questo nome, Yamnaya, perché adesso si usa solo questa parola qui. Fino a qualche anno fa, questa parola Yamnaya non si usava. Si usava un'altra parola, si dicevano indoeuropei. Oggi la parola indoeuropei non è più usata, oggi si usa civiltà Yamnaya. Sono rimasta indoeuropea. E gli Yamnaya, quando siamo nel fine del terzo millennio a.C., attraverso la diffusione del vaso campaniforme, cominciano a muoversi. Quindi la diffusione del vaso campaniforme è il segno di quella che un tempo era chiamata l'invasione indoeuropea. Cioè questi popoli, ormai non stanno più fermi qua, cominciano a diffondersi e arrivano a occupare tutta l'Europa. Cioè, non c'è dubbio, forse noi, tutti noi in questa stanza, forse non discendiamo dall'Homo Geologicus, forse non discendiamo dall'Homo Erectus o dall'Homo Neanderthal, ma non c'è dubbio che tutti quanti noi discendiamo dagli Yamnaya. Che lo studio genetico ha dato un fermo a questo. Noi siamo tutti quanti originari di quella zona. Questi Yamnaya, appunto, pian piano, e geneticamente e culturalmente, cominciano a diffondersi. Lo studio di Yamnaya è stato iniziato all'epoca da Maria Gimbutas, la famosa antropologa lituana. Lei ancora non usava la parola Yamnaya, lei usava la parola Kurgan, perché Kurgan è una parola russa che indica i tumuli,
e questi popoli, i morti, li mettevano le fosse e li mettevano tumuli. Per cui questi tumuli che vedete qui, trovati in tutta Europa, ma soprattutto a partire da quella zona lì, hanno fatto chiamare la civiltà dei Kurgan. Adesso in realtà noi questa civiltà la chiamiamo Yamnaya, ma una Kurgan è il nome che è dato a questo tumulo. E a partire dal secondo millennio a.C. arriva questo spostamento. Ed erano così questa gente. Ecco, questa è una foto dei primi del Novecento che rappresenta, e qui siamo proprio nella valle del Don, tra Ucraina e Russia, e fa vedere che alcune tribù ancora ai primi del Novecento vivevano così. Eccole qua. Sì, primi del Novecento. Questa è una foto che è stata colorata artificialmente, ed è una foto proprio della zona che sta tra la valle del Don e il Mar Caspio. Territorio controllato dal territorio russo. E questi sono queste tribù Yamnaya che praticamente lì sono rimaste così. E considerate che vedete c'è un padre, un patriarca, vedete che hanno la pelle bianca, sono bianchi. E tra l'altro non sono orientali. E queste sono alcune foto. Erano così questi popoli. E questi Yamnaya pian piano nel terzo millennio, vedete i famosi tumuli scavati, trovati un po' ovunque, questo grandissimo tumulo, un tumulo scavato in Ucraina, qui siamo vicino a Donetsk, questo enorme tumulo con tutte le sepolture all'interno, così, del paesaggio, sempre. E da lì la civiltà comincia a diffondersi. Ecco, questa fossa dentro, foderata di legno, con il legno, quello del terzo millennio a.C., diventato torba, con la deposizione dei defunti con tutti gli oggetti di corredo messi intorno. Le famose fosse. Ecco Maria Giubutas, che è stata la prima a teorizzare questa diffusione. E cosa hanno fatto questi Yamnaya, quindi? Seguendo, vedete, sapete qual è il problema? Che noi, quando abbiamo parlato delle invasioni europee, noi abbiamo sempre pensato che c'erano una marea di gente che fa un macello corrotto. Non è andata così. L'invasione è un'invasione di varie tipologie, molti dei quali è un'invasione genetica. Cioè, che cosa vuol dire? Che io sono venuto qui in treno stamattina. Immaginate che questa sera io dormo in albergo e ho un'attività sessuale particolarmente florida. Io questa notte in albergo ho 10 donne, pensate che roba, che sogno, ingravido queste 10 donne. Io torno la mattina, prendo il treno e torno a Roma. Io sono tornato a casa, ma i miei geni sono rimasti qui, è chiaro? Quindi l'invasione indoeuropea può significare che non ci sono gli indoeuropei che fisicamente hanno invaso, ma che hanno transitato, e transitando hanno però ingravidato un certo tipo di persone e i loro geni sono rimasti lì. Cioè noi siamo la derivazione di quei geni, ma magari siamo discendenti diretti anche di questi popoli, magari dell'uomo Georgius o dell'uomo di Neanderthal che c'era prima, ma i geni che sono prevalsi sono quelli, perché la prevalenza genetica è diversa dall'aspetto fisico, è chiaro? Un esperimento che è stato fatto, anche se per adesso solo a livello teorico, che se io prendo 10 persone, 10 europei di pelle bianca e 10 africani di pelle nera, li rinchiudo dentro un recinto in cima alla montagna. È chiaro? E non vado più lì. Se io torno lì tra 50 anni, i bianchi sono morti tutti. I bianchi sono tutti morti. Sono rimasti solamente gli ultimi sopravvissuti dei neri. Richiudo, vado di nuovo lì, riapro tra 300 anni. Sono tutti bianchi. Perché i geni bianchi sono dominanti rispetto, magari il nero è più forte fisicamente, ma i suoi geni sono recessivi. Quindi cosa vuol dire? Che noi siamo frutto di una stratificazione genetica. Chiaro? Quindi il fatto che gli indoeuropei hanno invaso tutto non vuol dire che fisicamente si sono spostati, sono i loro geni che si spostano.
perché magari uno, un indoeuropeo qua, ha fecondato 20 donne, queste 20 donne sono andate via e il suo genere lo portate dietro con loro. È chiaro? Fatto sta che noi seguiamo questa, tra virgolette, chiamiamola invasione, in modo diverso. Magari ci sono due gruppi di persone che sono spostate, ma è una invasione genetica, per cui loro derivano da lì. Quando sono civiltà yamnaya, cioè nel tardo neolitico, stanno lì, qua, ecco, questi sono yamnaya. Poi a un certo punto che cosa fanno? Poiché loro invadono, o sono un gruppo dominante, seguono il corso dei fiumi, perché magari portano le bestie, oppure prendono dei prodotti. Attraverso questi fiumi, noi vediamo che questi geni arrivano qua. Addirittura arrivano in Irlanda, cioè i geni yamnaya arrivano prima in Irlanda che nel resto dell'Europa, perché seguono le valli del Danubio, del Reno, vedete? E seguendo le valli fluviali fino lì. Quando siamo tra intorno al 3000 circa a.C., arriva fino lì. Quando siamo intorno al 1500 a.C., hanno occupato questi spazi qua, i geni sempre. Quando siamo intorno al 1000 circa avanti Cristo, sono diffusi qua, e addirittura solo nel quinto secolo avanti Cristo questi geni arrivano qua. Quello che è certo, nel quinto secolo a.C. tutta quanta l'Europa geneticamente ha i tratti genetici di queste popolazioni che prima stavano lì. Rimangono dei relitti. Il relitto più importante? La Sardegna. Un altro più importante? I Paesi Baschi. Quindi i Baschi non sono imparentati con gli spagnoli, così come i sardi non sono imparentati con gli italici, perché gli italici sono discepoli di Abnaia. Le isole ovviamente rimangono alate, rimangono separate, è chiaro? E quindi vedete, questa è tutta quanta una mappa genetica dell'Europa che fa vedere i geni di Abnaia dove si sono diffusi. Però come ripeto, è un'invasione che in molti casi ha comportato veramente lo spostamento di persone, altrimenti il vaso campaniforme lì ce va da solo in giro, cioè qualcuno lo porta, ma in molti casi si tratta di una migrazione genetica. Quando arriviamo nel 1000 a.C., l'aspetto genetico e fisico della popolazione europea è praticamente quello che abbiamo noi oggi. Noi siamo, gli europei sono questo. Ma attenzione, non è solo un aspetto fisico, è tutta una componente che c'è dietro. Linguistica, vedi le cosiddette lingue indoeuropee, è una componente culturale, economica, sociale. Un matriarcato con una base matriarcale, solo in Europa esiste questo. Cioè un patriarcato, però le mamme europee sono diverse dalle altre mamme del resto del mondo, è chiaro? Addirittura i tempi di svezzamento in Europa sono più lunghi che in molti paesi del terzo mondo. Cioè ci sono dei coefficienti, degli aspetti culturali che sono peculiarmente europei e che sono frutto di questa stratificazione che appunto abbiamo visto qua. Queste sono, guardate, negli aerogrammi, le quote viola e rosse indicano appunto la presenza dei geni yamnaya. Vedete? Abbiamo qualcosa in India, infatti indo-europei, perché una parte d'Europa anche giù, ma guardate poi come arrivano a diffondersi. Per esempio c'è qualcosa in Cina, perché lungo la via della seta, guardate, lungo la via della seta troviamo la diffusione di questi geni. Cos'è che attira in Europa il fatto che è il continente più abitato? Come? L'Europa è il continente più abitato, no? Dice più numerose. Cos'è che ha attirato così tanto rispetto agli altri territori? Dunque, in realtà l'Europa diventa il continente più abitato la prossima puntata, cioè il prossimo mese, quando arriveremo, vedremo come mai da questo aspetto qui
si creano delle condizioni con l'avvento dell'età del ferro, nasce la civiltà storica per cui Europa diventa intanto per oggi siamo qui. Questo è appunto la lunga, annosa e complessa vicenda del popolamento del nostro continente. Grazie a tutti.